Credo che sia una vittoria assolutamente importante, era fondamentale vincere. Abbiamo vinto perché abbiamo voluto vincere, facendo una partita. Noi eravamo partiti a tre, una volta espulso ci siamo messi a quattro, giocando con grande raziocinio, concedendo quasi niente. Ripeto, in questo caso, adesso, minuti 90 in 10, dopo aver subito il pareggio, andare a cercare ancora la vittoria. Forse qualche passaggio più nei confronti di questa squadra. Che mancheranno quattro giocatori adesso ad Ascoli: Zizek, Maistro, Jallov e Aia. E E Lombardo. Lombardi, certo. Sono cinque. Sono cinque, sì. Ma non Però con fa niente. questo spirito si può fare. Si può fare tutto. Non è detto che si fa, ma abbiamo intrapreso quella strada che dovevamo intraprendere alla prima di campionato col Pisa, alla ripresa. Sì. L'abbiamo presa con la Cremonese, pur con delle ingenuità, abbiamo conseguito stasera. La della squadra non perché ha vinto la partita, anche perché ha vinto, ripeto, 85 minuti su 90 in 10, ma perché ha costruito 4-5 palle gol pulite con lucidità e raziocinio. Quindi, quando c'è da dire bravi, bisogna dire bravi. A tuo giudizio, i 90 minuti di questa sera possono racchiudersi così? Cioè l'obbligo iniziale che ha condizionato la prestazione in quei primi minuti e poi il desiderio di vincere contro tutto e tutti per dire la Salernitana c'è in chiave playoff, c'è in questo campionato e non vanificare il lavoro fatto fin qui. E poi un'ultimissima considerazione, HPH però, a tuo giudizio, perché di campioni ne hai allenati nel corso della tua carriera, è un giocatore che senza quei malanni fisici poteva giocare ai massimi livelli, a tuo giudizio? Su Alba Pro gliel'ho detto io personalmente, dico, sei un giocatore di Serie A che deve capire che cosa è necessario per mettere a frutto le tue capacità. Stasera il mio ruolo, che quando ho detto che avrebbero giocato con qualcuno si è sentito male, ma conferma che ha coperto, direi, benissimo gli spazi in fase difensiva e ha fatto due o tre inserimenti che hanno poi determinato il risultato. Quindi è un giocatore assolutamente di livello importante, ma secondo me ce ne sono anche altri giocatori e che purtroppo, come in tutte le cose, devono sbocciare, devono vedere la luce. Finché non vedono la luce vanno in miniera a lavorare, quindi è un lavoro faticoso. Ma una volta che vedi la luce non sei più in miniera. Quando vedi la luce sei in mezzo a un campo verde dove c'è la possibilità di realizzarti, di realizzare i tuoi sogni, di vivere delle emozioni, quello che dico sempre. Quindi dobbiamo solo aspettare che piano piano, stasera è stato un segnale importante, perché Caro, che aveva fatto una partita negli ultimi 5 mesi, no? Oggi, pur giocando in un ruolo che non aveva mai fatto, l'aveva fatto una sola volta a Chievo, è entrato con una serenità, è andato 4-5 volte dentro, ha preso una traversa, cioè è stato tutto. Erano giocatori che piano piano stanno scoprendo che si possono anche divertire giocando al calcio e non deve essere solo una grande fatica, perché con la grande fatica si va poco lontano. Io spero che stasera, non abbiamo risolto i nostri problemi chiaramente, però spero che stasera abbia dato una piccola conferma di essere sulla strada giusta per loro. C'è un po' di libidine sportiva? Ma devo essere sincero, è una delle poche partite di quest'anno che mi sono divertito, nel senso che mi sono divertito per un 60 minuti a Benevento, mi sono divertito per un 60 minuti col Pescara, la prima in casa. Oggi mi sono divertito per 90 minuti.